la rete stessa che ha delle conseguenze immediate sulla vita. Ricordiamo che ci sono delle vittime, donne, proprio degli insulti e delle persecuzioni che sono avvenute sulla rete. Però il problema della rete è che non sempre si riesce, come dire, a controllarla. Sì, questo è vero, però siccome è nuova, questo strumento è nuovo e quindi ancora probabilmente ci sfugge, però dovremmo pensarci un po' di più e trovare dei sistemi di controllo. Si possono fare, non è vero che non si possono fare, la tecnologia è pronta a tutto. Io vorrei tornare all'idea che questo controllo, giustamente, di cui parlava la nostra amica, è basato anche sul fatto che è un concetto di clan. Cioè quel ragazzo pensa in termini di clan, no? Cioè la persona non esiste quando esiste l'interesse del clan, e l'interesse del clan è di essere chiuso e avere una sua identità basata su una purezza completamente assurda che a noi non ci significa niente, ed è basato appunto giustamente sul controllo, perché la donna non è una persona indipendente, ma è una proprietà di un clan, fa parte di un clan chiuso. E questo è il punto. E questo è il punto. Antonella Veltri, però insomma proviamo a dare una prospettiva. Come si può tornare alla vita dopo aver attraversato l'inferno della violenza? Si deve, si può fare, ma a volte sembra davvero impossibile pensarlo, no? Io trasmetto spesso negli incontri che facciamo con le donne che appunto si rivolgono ai nostri 80 centri antiviolenza della rete Dire, ovviamente nell'ascolto del racconto della singola donna, ogni donna ha una sua storia a sé, diciamo, ed è così che è vero, le accompagniamo in un percorso di uscita dalla violenza, e questo accade attraverso naturalmente la costruzione di un progetto assieme alla donna. Il messaggio positivo che noi lanciamo è un messaggio di forza, perché tante donne escono dal turbinio della violenza che subiscono spesso per l'80% dei casi all'interno delle relazioni di coppia, escono e ricostruiscono la loro vita. Certo, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di molta forza e determinazione. Assieme nella relazione tra donne, nei nostri centri, questo è possibile. Quindi il messaggio che io voglio lanciare per davvero è quello di fermarsi subito ai primi segnali di violenza, rivolgersi a un centro antiviolenza, farsi accompagnare per poter uscire dal fenomeno terribile della violenza. Abbiamo tanto parlato in queste ore della tragedia di Caivano, del fratello che detesta a tal punto questo rapporto della sorella che arriva appunto a questo all'assassinio. Dacia Maraini, come commentare un fatto di questo tipo? Anche in questo caso c'è un tema del possesso, no? Sì, è un'idea poi fra l'altro feudale, vecchissima, un'idea vecchissima che però serpeggia ancora e secondo me viene fuori come reazione alla libertà delle donne. Alle donne si stanno prendendo delle libertà che certi uomini che identificano la loro virilità col possesso non possono tollerare, proprio entrano in crisi, diventa per loro insopportabile. Però è un concetto feudale, antichissimo, basato sul rapporto padrone-servo, per cui c'è uno che comanda e l'altro che obbedisce. I servi erano tutti coloro che erano inferiori e che stavano dentro la famiglia, erano proprietà. E questo è ancora così, però voglio dire, l'indignazione ci vuole e secondo me bisogna far sentire l'indignazione e poi naturalmente bisogna condannare questo ragazzo sperando che impari qualche cosa, mettendolo sotto una campagna di rieducazione. Sentimentale. Senza dubbio bisogna indignarsi, bisogna mai però smettere di parlare di questi argomenti, Marco, e segnalare insomma quali sono anche le soluzioni per chi in questi minuti, in questi momenti si trova in situazioni di questo tipo. Insomma, c'è sempre un modo per uscirne e per essere aiutate. Vediamo.